Papo, ti devo far mettere le cuffie se non ti dispiace. Ciao bambini, benvenuti in questa nuova serie! Lo so che non siete tutti bambini, è un meme da anni ormai. Questa nuova serie nasce per fare cose insieme. Cose artistiche ma non complicate, cose semplici. Con un risultato però carino e appagante, un po' come il vecchio Art Attack. Infatti questo è... Attack Naruto! Ok, vediamo insieme di cosa abbiamo bisogno oggi. Ci servono innanzitutto dei fogli F4 lisci, possibilmente di Fabriano, perché è casa mia, quindi meglio promuovere casa propria, no? Poi... nastri adesivi colorati con una texture, una trama carina. Questi si trovano in cartolibrerie generiche o nei negozi cinesi in cui hanno tutte queste carinerie particolari. Più sono carine le trame e meglio è. Poi abbiamo bisogno di... un bisturi o un taglierino può bastare. Il bisturi taglia molto di più, quindi è molto più pericoloso. Se siete minorenni fatevi aiutare da un adulto. Se no, come ho detto, un taglierino può bastare. Preso direttamente dallo stomaco di Zio Peo. Delle forbici che non sono proprio essenziali, ma non si sa mai. Boh! Colle. Io adesso ho preso diverse colle viniliche o semplicemente colle stick. E poi, a scelta vostra, io ho trovato queste palline puffettose. Ma la verità è che qui è dove entra in gioco la vostra fantasia. Iniziamo! Ok, copro perfettamente mio figlio Topi, che è qui dietro di me. Sta giocando a Spider-Man, l'abbiamo preso con un po' di ritardo noi. Però sai com'è l'hype di Avengers, il film di Avengers, ci ha fatto venire voglia. Abbiamo qui ora tutti gli strumenti che ho già introdotto. Quello che io personalmente ho in mente di fare è quello di fare un bel disegno, e anziché colorarlo canonicamente, quindi con dei colori, acquarelli, pennarelli, pastelli, utilizzeremo questi nastri. Quindi, appiccicando il nastro ad esempio sul vestito e ritagliandolo giusto giusto, otterremo quella texture l'intero vestito. Quindi prima cosa da fare è sicuramente fare un bel disegno. Non siete d'accordo? Come detto, la prima cosa da fare è sicuramente fare uno schizzo. Lo schizzo di un personaggio, la bozza di un uomo, una ragazza, quello che volete. Personalmente, per chi mi conosce, io preferisco sicuramente disegnare le donne. Quindi ho deciso di optare per tre modelle. Tre modelle che prima di tutto dovevano avere degli abiti ampi, come un cappotto, un grembiule, una maglietta molto larga, qualche tessuto molto molto vasto che ci permetta, appunto, di stendere bene questo scotch e creare una texture divertente, bella da vedere. Il mio suggerimento è anche prendere qualcosa che vi piace, qualcosa che vi interessa, qualcosa che vi appassiona. Quello che so per quel poco di esperienza che ho è che disegnare qualcosa che veramente ti piace avrà sicuramente un'ottima influenza sul disegno stesso. Sarà per forza più bello proprio perché ti piace, perché ti appassiona. Io ad esempio qui ho preso come riferimento Pushkin of Ilya, che è un artista che io seguo da parecchio e che si ispira anche lui a Shigenori Soejima, un altro artista che mi piace molto e per chi mi segue da tanto avrà sentito questi nomi ripetersi e ripetersi numerose volte. Molto bene, dopo aver fatto uno schizzo base del nostro disegno, ci sono più opzioni. Io adesso qui ho dei trattopen di diverso spessore, pennarelli o un pennello a inchiostro, che non è questo, ma è questo. In poche parole andiamo a definire bene i tratti dei nostri disegni prima di iniziare ad attaccare con lo scotch. Punto numero 2 è sicuramente quello di ripassare il nostro disegno. Possiamo utilizzare un trattopen, un pennello a inchiostro, lo strumento con cui più vi trovate a vostro agio. Io personalmente li mischio un po'. Per i capelli utilizzo sempre il pennello inchiostro, per i dettagli utilizzo sempre un Pilot 0.1. A volte utilizzo un pennarello molto generico nero per fare dei tratti di spessore maggiore. L'importante secondo me è che in questo caso il nero risalti. È meglio evitare dei tratti troppo troppo snelli, troppo troppo magri per così dire, anche perché dei tratti più spessi ci garantirà una facilità maggiore nel taglio successivamente. Un'altra cosa che potete fare per far risaltare ancora di più il vostro disegno è quello di far più spesso il tratto della silhouette, della sagoma del vostro personaggio, quindi tutto il tratto esterno un po' più spesso, sempre modulando il tratto in modo da creare subito un senso di profondità e rendere più interessante il vostro disegno. Bene signori, abbiamo finito. Finito è una parolona. Adesso dobbiamo iniziare la parte bella, la parte per cui siete qui, ovvero dobbiamo iniziare ad applicare finalmente questi bellissimi nastri. Dovrò quindi decidere innanzitutto cosa sta meglio su questi abiti, ad esempio. Questo nastro a righe potrebbe essere piuttosto adeguato per la ragazza che si è appena svegliata e che si stiracchia. Tra l'altro, la mia preferita di questo disegno. Questa texture rossiccia, con fiori e quadri, potrebbe essere adatta alla ragazza in mezzo, al suo cappotto. E per il grembiule della ragazza sinistra potrebbe essere molto bello utilizzare questo a quadri. O questo con cuori e petali. Le opzioni sono molte. Quelle che io ho, e magari anche voi, se ne avete trovati di meglio. In realtà io li cercavo
tipo Pua o cosette così carine, ma non ne ho trovati. Beh, proviamo, andiamo avanti, magari un epic fail, chi lo sa. Oh, e qui finalmente arriva la parte più bella, quella per cui siamo qui fondamentalmente. Andiamo ad attaccare questi scotch sopra gli abiti delle nostre care donzelle. La mia preferita è quella a destra, la terza, che si stiracchia in questo maglione, in questa maglia, di dimensioni extra large, come se l'avesse letteralmente rubato un uomo. E la cosa primaria da fare è scegliere gli scotch. Si possono abbinare anche tre scotch diversi, creare una texture alternata. Per questa, per esempio, io ne ho scelti due che più o meno avevano la stessa tonalità di colori e che quindi secondo me andavano molto d'accordo tra di loro. Li ho quindi stesi piano piano sul nostro personaggio, sulla nostra cara donzella che si stiracchia, e man mano che affrontavo questo processo andavo a ritagliare con il bisturi con estrema cautela, perché non so se avete visto il video della personalizzazione degli occhiali, ma mi sono tagliato con il bisturi in modo estremamente stupido. È davvero un attimo, un minimo errore, un attimo e ti tagli con il bisturi, perché è davvero affilato. Infatti lo sconsiglio a chi non ha esperienza con questi strumenti. Io posso dire di averla perché ho fatto l'università di architettura, in cui dovevamo tagliare e intagliare cose ogni giorno. Sicuramente là fuori ci sono scotch molto più interessanti di quelli che ho trovato io. Infatti sinceramente non vedo l'ora di vedere qualche vostra creazione, cosa siete riusciti a trovare, perché qui non dipende soltanto dalla bravura di chi disegna, ma anche dall'originalità degli strumenti che riuscite a trovare. Quello che mi piace di questi lavori è che tutti più o meno possono farlo, a prescindere che tu sappia disegnare una bellissima ragazza che si stiracchia o un omino stilizzato con una maglia piatta. Secondo me il risultato sarà comunque appagante. Per la seconda ragazza, siccome questa aveva questo cappotto un po' più deciso, un po' più corposo, ho scelto lo scotch dalla texture più ricca, più stravagante, più strana che avessi. Questo mi ha richiesto molta più fatica sia nella stesura dello scotch che nel taglio, proprio perché si trattava di lunghi pezzi di scotch messi verticalmente in modo da coprire bene tutto questo cappotto, e ripeto, trovo altamente difficoltosa poi la parte del taglio, quindi un qualcosa in cui bisogna avere pazienza, ma io garantisco che il risultato ne vale la pena, lo vedrete tra poco. Per l'ultima ragazza invece, che alla fine è una simpatica cuoca con un gattino tipico del mio stile, ho scelto una texture che richiamasse vagamente una tovaglia. Ci sono quei grembiule che sanno proprio di cucina, no? Che sanno proprio di tovaglia, e io avevo proprio questo con gli uccellini, che sembrano usciti da Twitter, e dei cuoricini rossi. Ho alternato la trama, sfalzando man mano lo scotch in modo da ottenere una texture creata, tra virgolette, da me, con lo strumento che avevo a disposizione. Anche qui, poi, alla fine, il complicato è sempre stato ritagliare. Mi raccomando, pazienza, non correte se lo fate anche voi, non verniciare di rosso il vostro disegno, cosa che io ho fatto in un altro video. Ecco fatto, abbiamo finalmente finito. Il risultato non è solo molto soddisfacente, ma anche il processo è molto appagante e rilassante. Immagino che si possa fare anche con qualcosa di prestampato, ad esempio. Prendete che vi scaricate un disegno in bianco e nero e lo colorate in questo modo. Non si tratta proprio di colorare, ma più di texturizzare. Poi penso che qualcuno possa anche decidere, ad esempio, di colorare la pelle con i colori veri e propri e creare questo contrasto tra colorato e texture. Ma per ora io direi che questo è quanto. Adesso però andiamo invece a provare queste palle batuffolose. Come potremmo usarle? Oh, lasciate che vi spoileri l'esito di questo tentativo. In realtà questo è stato un epic fail. Un vero e proprio fail, perché in mente avevo qualcosa che fisicamente non ha avuto lo stesso esito. Molto spesso succede che nella mente ti immagini qualcosa e dici, oh sì, sarà una figata, poi lo vai a fare e il risultato è tutta un'altra storia, quindi fate finta di niente. Niente signori, questo non è stato altro che un fantastico epic fail. Ma cosa sarebbe il vostro caro Siopeo senza un fail? Voi pensavate che questo fosse un po' come Art Attack, ovvero che vi insegna qualcosa di certo, di efficiente? A volte sì, e direi a volte no. Bene signori, finisce così, con quello che si può definire un successo, almeno per questo disegno. Personalmente lo trovo affascinante, carinissimo, magnifico. Invito anche voi a farne uno e a condividerlo su Instagram con hashtag e taggando il vostro caro Zio Peo, ovviamente. Ditemi voi se prima di pubblicarlo su Instagram, secondo voi devo colorarlo anche, la pelle almeno, perché io sono un po' indeciso. Vi siete divertiti o no? Perché me non me ne frega un ceppo. E intanto che ragioni sul cosa vedere dopo, puoi mettere un bel like, accendere la campanella che è molto importante su questa piattaforma che ti ciuccia il sangue, e magari iscriverti o invitare i tuoi amici ad iscriversi a un canale così magnifico, intelligente e tutt'altro che stupido, no? O almeno è così che piace dire a me stesso, anche se la verità è un'altra.